Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentrovati da parte di Monica Celegato all'appuntamento con Viaggiando. Oggi appuntamento particolarmente entusiasmante. Prima di presentare però il nostro ospite, vi ricordo il sito che è www.viaggiandoinradio.it, dove potrete naturalmente riascoltare le nostre puntate e anche trovare un sacco di interessanti informazioni. Adesso vi presento il titolare di Slow Drive, che è Federico Randazzo. Buongiorno e ben trovato, Federico. Buongiorno, buongiorno Monica, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Allora, innanzitutto, Federico, bisogna spiegare che cos'è Slow Drive, no? Perché è un'idea originalissima, un'idea fantastica, peraltro, Federico. Certo, guarda, Slow Drive si fonda sulla volontà di offrire un servizio particolare ai nostri clienti, che è quello di garantire comunque la possibilità di utilizzare una spider d'epoca per turismo principalmente. Bellissima come idea. Ma com'è nata questa idea, cioè di unire il noleggio delle auto d'epoca agli itinerari turistici, Federico? Ma guarda, quello è nato un po' da due passioni che appunto avevo, che era appunto quella ovviamente per i motori, per le macchine Spider, comunque cabriolet in particolare, e quella che poi è stata sempre dettata un po' da una mia particolare curiosità, che è quella di costruirmi un po' gli itinerari dei miei viaggi personali. Che bello. E la domanda è stata quella: perché non fosse possibile magari di unire le due cose. Mm-hmm. Soprattutto partendo da un presupposto che in Italia purtroppo il noleggio di auto d'epoca è spesso legato solamente ed esclusivamente al discorso dei matrimoni. Certo. Mentre invece esiste tutta una cultura parallela, che è quella appunto di vivere un'esperienza di guida molto particolare a bordo appunto di una spider d'epoca, che è in grado di offrire delle sensazioni di guida uniche, direi. Ah beh, credo proprio di sì. Beh, per fortuna che ti è venuta, Federico, questa idea, e per fortuna che quindi di conseguenza è nato Slow Drive. Quindi immagino poi, Federico, che in base all'itinerario ci sarà anche la scelta della macchina, no? Sì, allora diciamo che gli itinerari principalmente si svolgono tutti nella zona del lago di Garda o nelle zone limitrofe, avendo appunto la nostra base principale nei pressi di Desenzano del Garda. Sì. Poi, come dicevi tu Monica, appunto c'è la possibilità di scelta del modello, e quindi qui ci possiamo sbizzarrire fra auto italiane, auto straniere, a seconda appunto dei gusti del nostro cliente. Certo, facendo un esempio, allora la prima macchina che ti viene in mente, per esempio, fra quelle che avete a disposizione, Federico? Ma guarda, io andrei sicuramente sull'Alfa Romeo 2 Tosso di Sebbia, un po' perché è stato il nostro primo acquisto, e quindi sono per motivi di affetto personale. Certo. E secondo motivo perché è un'auto molto particolare, con una storia anche speciale. L'Alfa Romeo 2 Tosso di Sebbia è il modello che Dustin Hoffman guidava nel film Il Laureato, ed è molto famoso appunto per la linea disegnata da Pininfarina, che è diventata un po' un'icona di stile proprio del mondo italiano all'estero, e quindi è un modello che molto apprezzato in genere dagli stranieri, ma anche appunto dagli alfisti, che comunque sappiamo essere molto numerosi in Italia. Assolutamente, insomma, l'Alfa è un credo, no? Gli alfisti, insomma, hanno proprio il cuore che batte come il motore dell'Alfa. Senti, chiedo scusa se ti interrompo, no. Ma a questo proposito, sempre in stile Alfa Romeo, abbiamo aggiunto di recente, diciamo, un pezzo ancora più pregiato del duetto su di sé, perché è la mitica Giulietta Spider, che quella proprio rappresenta un'icona della dolce vita italiana, e quindi lì veramente andiamo a far contenti tanti appassionati. Direi proprio di sì. Vabbè, però poi voi naturalmente avete la possibilità di vedere il tutto sul sito, che è www.slow.com.
www.radiodrive.it. Però Federico, giusto per fare qualche esempio, no? Per fare capire ai nostri ascoltatori come funziona questa cosa, che è sciccosissima davvero, è bellissima come idea. Allora, se vengo da te e decido di prendere il duetto, tu dove mi mandi, Federico? Allora, guarda, per prima cosa ti mando qui da noi, nel senso che chiaramente i nostri clienti vengono nei nostri uffici, ritirano l'auto, sì, ricevono anche un mini briefing brevissimo per avere alcune indicazioni tecniche sull'auto, certo, possono lasciare la loro vettura presso la nostra sede, appunto, e poi vi vengono consegnati una serie di itinerari suggeriti che possono essere nella zona, per esempio, del Garda Bresciano e nella fattispecie la Val Tenesi, quindi guidando fra le colline, immersi nei vigneti e fra le piante, appunto, d'ulivo, quindi una guida molto rilassata, o in alternativa, per esempio, nella zona della Franciacorta, piuttosto che la Valpolicella, per esempio. Sì, perché avete proprio giusto queste zone così a caso, abbastanza anonime da quelle parti, no? Sì, ecco. Devo dire che abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta. Mamma mia. Dipende chiaramente dalla durata del noleggio che il cliente sceglierà di avere. Ecco, c'è un minimo di tempo, Federico? Guarda, allora il minimo è la tariffa giornaliera, chiaramente. Uh-huh. Noi preferiamo comunque sempre dare a disposizione l'auto per almeno un giorno, certo, perché comunque siamo convinti che, oltre che un noleggio, appunto, dove assaporare i piaceri della guida, preferiamo anche offrire un'esperienza a 360 gradi che vuole anche andare a visitare determinati posti, punti di interesse, quindi, insomma, prendendoselo con una certa calma anche, sì, deve essere soprattutto un'esperienza rilassante. Ecco, io mi immaginavo già la scena del duetto tra le colline, capito? Ero già esatto, lì. Anche perché, insomma, credo sia un'esperienza assolutamente da provare, perché la sensazione, io ho avuto la fortuna di guidare delle auto d'epoca ed è veramente una sensazione che è difficile da spiegare, però è molto adrenalinica, è bellissimo proprio il fatto di essere alla guida di queste macchine, no, Federico? Sì, Monica, sono completamente d'accordo con te. Infatti molto spesso mi capita di dire ai nostri clienti che in questo momento, nel momento in cui scelgono un'esperienza slow drive, decidono di guidare veramente. Sì. Noi oggi guidiamo le nostre vetture moderne, ma alla fine siamo chiaramente circondati dalla tecnologia, sì, e non è una vera e propria esperienza di guida. In questo caso, guidando una macchina degli anni 60, per esempio, si vive a stretto contatto con le vibrazioni, con, sì, appunto, il vento tra i capelli, il profumo comunque della natura che ci circonda, se non anche odori particolari come quello della benzina, a cui non siamo più abituati a pensare. È verissimo. Va bene, io ti ringrazio veramente tantissimo, perché perché hai proprio avuto questa idea fantastica che è Slow Drive. Vi ricordo il sito, che è www.slowdrive.it, e secondo, perché hai accettato di raccontarcelo, Federico, perché credo che sia un'esperienza che io mi auguro vogliano provare in tanti, perché secondo me sono proprio quelle cose che non dimentichi, poi, insomma, fatte lì nelle zone del Garda, credo sia proprio come il caccio sui maccheroni, come si dice. Sono io chiaramente che ringrazio voi, Monica, e a questo proposito, infatti, mi viene da dire che la nostra esperienza particolare è quella anche proprio di quella della regalistica. Infatti la maggior parte dei nostri clienti italiani sono coppie che vengono, appunto, a concedersi un weekend romantico in queste Bello. Zone bellissime che abbiamo detto, in occasione piuttosto che del compleanno, dell'anniversario, comunque in date da ricordare, chiaramente, che sì, hanno un'importanza rilevante per loro, e decidono di viverla a bordo di una delle nostre Spider d'epoca. Certo, e se non c'è un'occasione importante, ve la inventate e lo diventerà, esatto, proprio con un weekend slow drive, sicuramente. Bene, allora io ringrazio il titolare di Slow Drive, Federico Randazzo. Grazie davvero, Federico, e buona estate. Grazie a te, Monica. Grazie.
grazie anche ai tuoi ascoltatori e speriamo di avere un'estate slow. Assolutamente, grazie. Ciao, grazie. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiandoinradio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it.